Buongiorno Raimondo. Ciao Raimondo, puoi raccontarci cosa fai oggi qua? Ah, sono in montagna con il mio cane che si chiama Rafiki. Come potete vedere qua è in libertà. Rafiki? Vabbè. Ed è un cane che... Ed è proprio così. Sta andando per i fatti suoi. Ascolta sempre. Ho capito. Puoi spiegarci che razza è questo cane? Questo è un pastore dell'Asia centrale. Ho capito, eh? Ma è una razza moderna o una razza antica? Secondo me è una razza antica. Per Antica o molto antica? Precisiamo. me molto antica. Ho capito. Dimmi una cosa, in pratica diciamo che è una razza molto antica. Ma sono cani da pastore, spiegaci Per me sono un cani da pastore. pochino. Ho capito. Quindi. E quindi penso che sia il cane più forte al mondo. Infatti mi sta leccando tutto, come per dire grazie che mi stai portando qua in montagna. Ma perché pensi che ne ha di bisogno il cane di andare in montagna, Beh, in sì, perché non libertà? può stare sempre dove è nato. Credo che dovrebbe anche andare in montagna certe volte. E quelle che le Dovrebbe tengono a casa invece? O chiuse in un box? anche... Non fanno bene. Come mai? Perché, cioè, non hanno libertà. Poi i cani, Rafiki, vieni qua. Non penso che sia giusto lasciarli nei loro box. Quindi pensi che hanno bisogno di svagare pure, Sì, penso giusto? che hanno bisogno di libertà. Ho capito. Ma dimmi una cosa, tra, diciamo, tra avere dei cani e che consigli tu agli altri bimbi, diciamo? Cioè, io darei dei consigli molto intelligenti di... Quando hanno un cane dovrebbero farlo mangiare, si dovrebbero prendere cura di lui e soprattutto rimproverarlo senza motivo. Perché se sta facendo, se penso così, che si sta riposando e tu lo rimproveri, O come ora ti sta leccando. non c'è bisogno di rimproverarlo. Ho capito. Ti volevo chiedere un'altra cosa, no? Ma agli altri bimbi tu, cioè, consiglieresti di avere degli animali, dei cani, dei cagnolini più Beh, sì. piccoli? Consiglierei di prendergli un gattino, che ne so, un cagnolino Uno che non piccolino. ha tanto spazio può fare una cosa del Sì, genere, potrebbe fare una cosa così, intelligentissima. no? Ho capito. Ma tu questo, diciamo, un cucciolo tuo, no? Così, lo daresti a qualcuno che lo dovrebbe tenere in casa o in un box? Se lo può scordare. Niente, eh? Niente da fare. Quindi, diciamo che i cani vanno tenuti modo giusto, con tanto spazio, Beh, sì. no? Ho capito. E volevo chiederti pure se, diciamo, hai pensato mai di portarlo, diciamo, nelle gare dove c'è tanta confusione, che i cani si Allora, stressano. no. No, mai. Mai l'ho fatta sta cosa. Come mai, Raimondo? Non l'hai fatto mai. Perché sennò poi rischierebbero di cadere e potrebbero anche sporcarsi una zampa. Per Ah, solo per questo è il motivo. me è così questo. Ho capito. Non l'ho fatto mai fare questo. Va bene, quindi niente, ringraziamo, diciamo, tutti. Ciao! E ci vedremo un'altra volta, no? Un saluto. Ciao!